studi di Affordable Art Point. Allora, bando alle ciance, vado a salutare immediatamente i miei collaboratori Carlo e Giulio, tutti coloro che stanno ai centralini, ma soprattutto vado a salutare Mark Cattaneo. Salve. Salve Mark. Allora, entriamo proprio nel vivo, regaliamo pillole di arte, della tua arte, al numeroso pubblico che ci sta seguendo in questo momento. Partiamo subito dall'opera numero uno. Signori, qui opere che c'è un grandissimo, contengono un grandissimo lavoro, una grandissima ricerca e anche lavorazione. L'opera numero 1, 50 cm per 135, quotazione di mercato 1850 euro. Mark, raccontiamo soprattutto il lavoro, dicevo, che c'è dietro queste opere. Allora, diciamo che su ogni opera c'è un frutto di mesi di lavoro, in quanto le ossidazioni, le corrosioni e allo stesso tempo ha un impatto fondamentale per la riuscita dell'opera stessa. Quindi abbiamo stratificazioni di acidi e ossidazioni che devono per forza avere il suo tempo per agire. Certo. E a seconda del tempo di azione si avranno risultati diversi. Ad esempio sull'opera numero 1 abbiamo anche inserito un'applicazione, ossia questa parte di legno e ferro che indica il tempo e l'esperienza di quel legno che ha avuto nel suo percorso di vita. Quindi non è solo un'aggiunta di un oggetto, ma è l'esperienza che ha raccolto sua, di chi l'ha lavorato, di dove è stato, di dove ha vissuto quel pezzo, e quindi c'è tutta un'esperienza dietro da... Quindi una storia da scoprire e anche da raccontare. Da raccontare. L'opera numero uno, signori, Mark Cattaneo, 50 cm per 135, 1850 euro la quotazione di mercato. Andiamo a vedere l'opera numero 2. Vi anticipo già che sia la 2 che la 3 hanno le medesime dimensioni, le prime tre opere, le stesse dimensioni, 50 cm per 135, ragion per cui medesima è anche la quotazione di mercato di 1850 euro. Ecco, guardate che bella questa, inquadrata adesso dalla nostra regia. Benissimo. Su questo siamo sempre sullo stesso ambito, quindi corrosione, ossidazione, e l'applicazione qui invece è inserita all'interno dell'acido, nel senso che abbiamo degli oggetti che sono stati bruciati, consumati e sono stati agglomerati a tutto quello che è la lavorazione. Oltre a questo, per dar senso al tempo che passa, è stata lasciata all'aperto. Quindi il vento stesso ha portato dei residui, che possono essere le foglie, pezzi di paglia, che sono stati anch'essi agglomerati nell'opera. Quindi abbiamo un significato del tempo nell'opera. Non è stata colta l'attimo, come può essere un segno, come può essere anche, ad esempio, le fotografie, alle volte si parla dell'attimo, di cogliere l'attimo. Qui c'è proprio l'addensamento del tempo che trascorre, quindi circa un anno e l'opera esce. Un anno, signori, un anno. Andiamo a vedere l'opera numero 3, se c'è tempo anche l'opera numero 4, però andiamo a vedere l'opera numero 3. Ok, mi dicono concludiamo con l'opera numero 3, 50 cm per 135, 1850 euro la richiesta, però facciamo vedere, ecco, proprio lampo, quella di più grandi dimensioni che credo meriti veramente, 200 cm per 100, l'opera numero 4, 3.000 euro la richiesta. Poche battute su quest'opera, guardate che bella, 200 cm per 100, 3.000 euro la richiesta. Mark. Quindi andiamo su quelle da 2%? Ecco, esatto. Benissimo. Qui il tempo è anche superiore per le dimensioni. Abbiamo sempre corrosioni, ossidazioni, e sulla numero 4 abbiamo anche l'inizio di aggiunta di altri colori. Infatti, se si nota, sono due macchie rosse che sono acrilici. Eccole. Sono impronte che vengono dall'esterno, vogliono essere un esempio che oltre al tempo c'è l'intervento umano. L'intervento umano, ecco. Allora, signori, questo era un assaggio di Mark Cattaneo, non andate via, mi raccomando, perché come sempre le nostre trasmissioni continuano qui sui nostri canali multimediali. Mark, grazie infinite. Grazie a te. Da Alessandro è tutto. Saluti.